secondo e ultimo giorno che starò in fiera. Oggi andiamo a finire qualcosina nel padiglione 5 e facciamo tutto il padiglione 6 per poi spostarci nel padiglione 2 dove ci sono gli accessori. Andiamo dentro e guardiamo un po' di mezzi. Oggi sembra ci sia un po' meno gente, però è martedì. Ieri era lunedì, non mi aspettavo così tanta gente, infatti ho detto ma no, hanno deciso tutti di andare di lunedì. Oggi sembra un po' più calma, speriamo. Una delle tante novità, unica diciamo nel suo genere, è questo Bürstner Liseo. Questo tetto a soffietto gonfiabile ha una conformazione un po' insolita per un camper semi integrale. Beh, no signora, sta fondamentale, anche perché non so più neanche io. Entriamo all'interno di questo mezzo particolare con Marco. Ciao, che... ciao a tutti. Spiegaci come mai c'è questo rigonfiamento sul tetto. Questo è un mezzo veramente rivoluzionario. Notiamo il design che è moderno. Esteticamente secondo me è una bomba. Però chiaramente il piatto forte è la mansarda. È gonfiabile. Okay. Tramite una chiavetta che posta esattamente qui, in un minuto, quindi anche cioè in un tempo ragionevole, praticamente si crea uno spazio nuovo dove lo spazio prima non c'era. Ci sono tre posti, tre qui, con un letto basculante che viene giù. E... ah, ok, viene sopra a questa gigantesca dinette. Esatto. E se no fisso abbiamo poi i bambini, se no comunque cioè, lo spazio è abbastanza capiente. Questo materiale è isolante, la commentazione è ottima, infatti tiene sia il caldo che il freddo, cioè l'estate non diventa una serra, l'inverno non è ghiacciaia, tiene delle buone temperature, cioè quando si va in movimento o se non si è interessati si rigira la chiavetta e questo si sgonfia in un minuto. In automatico, ok. Esatto. Vadi. Allora. Beh, è decisamente una camera gigantesca qua sopra e tocchiamo questa struttura che è molto, molto resistente, insomma, perché è autoportante, si gonfia. Mi chiedono tutti se c'è la possibilità di forarsi, sì. No, perché è un materiale estremamente resistente, cioè dovete proprio volerlo per bucarlo. Lì poi c'è lo blò anche per vedere le stelle. Riscaldamento qua sopra, abbiamo una bocchetta qua. Sì, esatto. E basta, e lì abbiamo delle USB. Piatta, sì. Al bagno. Ah, ok, è un bagno vario con appunto la parete. Bravo, questa è la camera dei segreti perché esatto. Dietro c'è la doccia. Poi da lì viene fuori la tendina. Ah, ok, è necessario tirare anche la tendina. Ma per... sì, cioè, diciamo, non necessario ma consigliabile perché sennò magari insomma. Certo, però. Vedi anche il bordo qui è abbastanza alto, quindi alto, non c'è possibilità. Esatto, come avevamo visto ieri invece certi van che erano tutti mega fighi, però avevano un bordino così. E poi se siete in pendenza queste cose sono da guardare. Doppio pavimento, cucina, tre fuochi. Cucinotto. Anche bello capiente, esatto. Guardate anche la modernità, bel frigo. Omologato posti viaggio quanti? Allora, omologato per tre posti viaggio, ma per un fattore di peso del veicolo. Ok, sì. Perché siamo al limite dei 35. Sì, bravissimo. E invece se non sei posti letto. La terza persona dove sta? Dietro. Qua? Esatto. Ah, ok, in questa zona qua sì, c'è il posto per la terza persona. Esatto. Marco, grazie. È stato un piacere. Ciao. Bello. Dopo aver visto questo mezzo e tutte le sue particolarità, mi stavo dimenticando di rivelarvi il prezzo di questo veicolo, che parte da 103.000 euro e il veicolo esposto ce lo portiamo a casa a 115.555 su Fiat Ducato 140 cavalli. Diamo un'occhiata a questo Lineo 620G, 1,60 m di camper. Appena entrati c'è una disposizione simile ai van, perché appunto abbiamo la dinette qua col tavolino, siamo su base Ford. Bürstner ha dei materiali di alta qualità anche al tatto secondo me, e mi piace molto anche l'abbinamento di colori che utilizzano. In questo caso abbiamo la cucina, due fuochi, cassettoni con chiusura rallentata. Lo spazio diciamo è un po' strettino perché anche il camper non ha la carreggiata allargata ma viene fuori in linea col telaio normale. Letti gemelli posteriori, quelli che vanno per la maggiore. Ovviamente c'è sempre la possibilità di unirli. Mi sono informato da delle persone che hanno i letti gemelli, gli ho detto ma come fate a rivestire questo letto quando lo create tutto grande, e mi hanno detto che utilizzano due federe singole e due federe per cuscini per la parte centrale. Cassettone
altro cassettone. Bello profondo anche questo. Allora, zona bagno. Zona bagno con vario. C'è la possibilità di creare la doccia, sempre con la tendina comunque. Qua sotto, col porta carta igienica, piccolino. Mezzo del genere ce lo portiamo a casa a 81.176 euro su Ford 130 cavalli. La motorizzazione Ford oramai è quella che la fa da padrone in questo salone. Fiat non si vede più. Mezzo particolare e anche un po' esclusivo è questo Campeo su base Citroën 4x4, una soluzione che non si vede spesso su questo telaio, avere la trazione 4x4. Andiamo a dare un'occhiata dentro e vediamo com'è sto mezzo. Diciamo che la disposizione è classica, siamo su un 5,40 m dinette, 4 posti. Belli i rivestimenti dei sedili, fatti bene. Tavolino con la possibilità di ampliarlo. Cucinino, due fuochi, lavandino. Qua abbiamo il frigo con la doppia apertura. Oscuranti plissettati, assenza di una capelliera per dare la possibilità anche di stare in piedi in questa zona qua. Tetto a soffietto con stanza molto ampia qua sopra, con le sue prese USB e la sua lucetta. Nella parte posteriore abbiamo il classico letto da una piazza e mezza, utilizzabile anche tranquillamente da due persone. Diamo un'occhiata veloce al bagno, che ha questa soluzione con questa porta semiscorrevole. Diciamo che all'interno del bagno si è un po' strettini per farsi la doccia. Lavandino vicino ai suoi mobiletti. Finestra, cosa importante. Nella parte posteriore c'è questo porta cose con una VF Goodrich All Terrain, che non ci sono, l'hanno messa penso per scenografia, perché su non c'ha montate le All Terrain. Questo mezzo deve essere modificato sicuramente, se lo compri devi mettergli almeno le gomme All Terrain e magari anche un ulteriore rialzo. E qua vediamo la trazione 4x4. Mezzo del genere ce lo portiamo a casa a partire da 71.000 euro, ma questo nello specifico esposto ce lo portiamo a casa a 93.000 euro. Però stiamo parlando appunto di un 4x4 5,40 m, che è una cosa che è un veicolo che è anche abbastanza ambito. Poi diciamoci la verità, la possibilità di fare fuoristrada in Italia è misera, perché ci sono divieti ovunque. Però se trovi un posto dove non c'è un divieto, puoi andarci questo mezzo. Volevo farvi vedere questo van carino, mi piace molto come colori, non è niente di speciale, è un Deathless ad un prezzo concorrenziale, il modello esposto appunto di 63.000 euro, partiamo da 55, in questo caso 63.000 euro, diciamo che è un buon prezzo per un van in questo periodo. Ci portiamo a casa questo Deathless su base Peugeot 140 cavalli, che secondo me non è niente male. Allora, 6 metri, colorazione degli interni molto baita di montagna, scuri, mi piacciono, mi piace questa trama che sembra del porfido o del granito. Sedili belli con dei bei tessuti, anche la zona qua molto carina, un grosso blow e una capelliera, cosa molto utile. Mobiletti sempre con questa trama color porfido. Andiamo nella zona cucina con tre bei cassettoni, frigo a compressore ovviamente della Thetford, mobiletto anche sopra alla cucina con la sua lucetta LED, camera dietro essendo un 6 metri è molto più ampia, bella, sempre anche qua con i suoi mobiletti anche nella parte dietro, casse della radio, porta oggetti, queste lucette che sono quelle della Dometic che si possono spostare, armadietto porta giacche che io farei subito degli scomparti per mettere il cibo o le cose.
passiamo al locale bagno. Troviamo proprio un bel bagno, anche la doccia è bella, bella ampia con la sua tendina, però questo box doccia è un... ci stai dentro tranquillo, non devi stargli a girare il WC, niente, proprio tac, entri, ti tiri la tua tendina, bello. Piccolo mobiletto anche qui. Porta rotolo di carta igienica, geniale, con l'uscita della carta igienica qui da tirare. Questa è una cosa carina e geniale, hanno sfruttato questo spazio utilizzando questa idea di mettere appunto questa specie di cestino, non so se lo vedete, e da qua tiri fuori la carta igienica. Lavandino con appunto la sua doccetta, non so se c'è il posto da appenderla, sicuramente una soluzione c'è, e anche un oblò e la finestra oscurata, anche la sua bella finestra. Questo è un van interessante secondo me, perché è bello, è un bel mezzo e il prezzo c'è. Adesso tengo lì. Bello. Se vedo altri van interessanti ve li faccio vedere, che non siano i soliti da 80.000 euro. Abbiamo anche la parte dietro garage con la zona bombole qua, molto capiente, ci stanno due bombole di quelle grandi proprio. Ovviamente la parte di letto è asportabile per poter mettere dentro una bicicletta, infatti abbiamo anche i suoi ganci, tanti portaoggetti. Fila immensa di sognatori per questo Himer, che questa volta non è più un prototipo ma è in veste definitiva, con questo futuristico tetto a soffietto e una scala interna per raggiungerlo. Non mi faccio la fila per entrare perché secondo me non ha molto senso. Un Himer su base Mercedes 4x4 a circa 250.000 euro, insensato e mezzo per radical chic dal mio punto di vista. Comunque non facciamo la fila perché questa è la fila per entrare a vedere sto mezzo, e io direi che andiamo a cercare qualcos'altro. Ci spostiamo verso il padiglione 2, il padiglione degli accessori. Andiamo innanzitutto a comprare il disgregante perché l'ho finito e ho deciso di comprarlo qua in fiera, che magari c'è qualche promozione, ma prima andiamo a berci una birretta. Birretta fresca e poi entriamo in padiglione. Non solo camper al salone del camper, volevo farvi vedere questa roulotte off-road con tanto di BF Goodrich all-terrain. Una bestia con una carrozzeria, in pratica in una roulotte così piccola hanno racchiuso tutto l'essenziale per l'avventura. Questa ovviamente me la immagino trainata da un fuoristrada, però al suo interno entriamo. Al suo interno, anche se non illuminato perché ci sono le luci spente, abbiamo una capiente zona giorno con tanto di lavandino e due fuochi. Mobiletti vari, tutta roba mega staifa. Mobiletti vari al suo interno, tutto esclusivamente in metallo. Piccolo frigorifero al suo interno. Ma la cosa carina, a parte appunto il tavolino che vedete che c'è qua e verrà giù sicuramente, e questa zona qua diventerà un letto, la cosa carina è che questa piccola roulotte off-road ha addirittura il bagno accessibile sia dall'interno che dall'esterno, con il suo lavandino estraibile e addirittura la doccia, con la possibilità ovviamente di farsi la doccia dall'esterno. Un mezzo per avventure estreme. Abbiamo anche sull'esterno un altro fornello a gas, la parte posteriore le taniche per il carburante, appunto la fattura qua tutto esclusivamente in metallo. Dalla parte esterna vediamo che si apre tutto questo tendalino a ventaglia. Si vedono anche i dettagli con il cervo, che secondo me l'hanno rubato dal mio logo di unboxing. Molto compatta, racchiude appunto tutto l'essenziale. Un WC accessibile anche dall'esterno, perché appunto c'è la possibilità di prendere la doccetta e farsi la doccia da fuori. Il letto che smontato crea una piccola zona giorno, i fornelli e addirittura anche
un piccolo gavone. Ho visto che il riscaldatore è una Truma e quindi c'è su anche una Truma, non so se è a gas o a diesel. Allora, il riscaldatore penso sia diesel, perché dall'odore di diesel che sento qua forse è diesel il riscaldatore, non a gas. Cassetta WC, in questo spazio l'alloggiamento per le bombole, un altro ripiano da quella parte lì e appunto si estende con quel soffietto sopra. Carina, vi do un'indicazione del prezzo di una roulottina off-road del genere. Questa nello specifico è stata venduta, ma questa era in vendita a 49.673 euro. Questa proprio nello specifico allestita come l'avete vista. Prezzo importante, ma sicuramente un mezzo così c'è dentro parecchio lavoro, ma c'è dentro anche parecchia cura nei dettagli. La vediamo in modalità chiusa e appunto c'è la possibilità di chiudere da una parte e dall'altra. Questa tenda qua è una tenda doppia, cioè nel senso sono due tende montate su una macchina e il prezzo di acquisto di una tenda del genere, ci hanno comunicato prezzo fiera, siamo sulle 1700 euro l'una. Un'alternativa economica per fare delle esperienze di vita all'aria aperta. Come vediamo le possibilità sono molteplici, in questo caso appunto abbiamo altre tende richiudibili. Ce ne sono veramente di tutti i gusti e di tutte le forme. La cosa interessante di questi prodotti qua, che se non apriamo la zona esterna per non bagnarci, che magari l'apriamo nell'occasione di quando stiamo uscendo, non possono dirti assolutamente niente sul discorso campeggio libero, perché se tu non tiri fuori niente non stai facendo campeggio libero, tu hai semplicemente alzato il tetto della macchina, quindi questa cosa è interessante. Poi diciamo la verità, se sei in cima ad un passo e ti apri fuori anche la verandina dove si sono parcheggiati i camper dappertutto, nessuno ti viene a dire qualcosa, dai. Certo che se mi vai in centro a Madonna di Campiglio e mi tiri fuori in un baradan del genere, o lo fai a Jesolo sul lungomare, allora forse qualcosa ti dicono. Salutiamo lo stand di Auto Home e andiamo avanti a vedere cosa c'è. Una cosa che va super di moda e che trovo in vendita qua dove c'è il reparto cani è il passeggino per i cani. Cioè, se ne vedono dappertutto e ce l'hanno in tanti veramente. A me fa morire da ridere vedere dentro i cagnolini qua dentro, però se vi serve il passeggino per il cane, ci sono in vendita anche in colorazione nero a 68 euro e qua c'è tutto il reparto cani dove appunto sono le salviette eccetera eccetera, però il passeggino per il cane. Passando da Camping Smart Magenta vediamo la piccola River che ho anche in campo e vediamo anche altre power station della Ecoflow, però vi ricordo che se le acquistate con il mio link avete lo sconto in descrizione e da Camping Smart Magenta no. Camper WC Wash che ci fa vedere appunto le colonnine di ricarica e le colonnine appunto di scarico che vediamo e troviamo nei paesi. Preferisco queste perché hanno la maniglia e viene molta più acqua e stai molto più veloce a caricare e decidi tu quando chiuderla. In questa zona abbiamo appunto anche la possibilità, sempre appunto per le aree sosta, e pagare la corrente, quindi paghi anche finalmente con la carta di credito o il bancomat, tac, scegli la colonnina che vuoi, paghi e c'è la corrente. È proprio la classica zona di scarico dove andiamo sopra quel camper a scaricare, dalla più piccola a quella più classica che si trova in giro, che è questa. Una cosa interessante nello stand di Dimatec è la protezione anti-effrazione che mi hanno appena fatto vedere. In pratica c'è questa barra dove c'è la possibilità appunto di aprire, di chiudere appunto la porta e si fa appunto vedere che non c'è la possibilità assolutamente di e se poi appunto vogliamo aprirla
semplicemente si tolgono questi due fermi e c'è la possibilità di aprirla tranquillamente. Soprattutto se andate in Francia, che in Francia rubano. Che appunto è incollata alla poliplastica, e però appunto avete visto che per quanto puoi spingere non riesci ad aprire questa qui. Abbiamo anche la parte appunto per gli oblò, la possibilità di entrare neanche da questa parte qua, perché anche se provi, qua ci passa un chihuahua e va. Ho cercato di far vedere quello che mi interessava vedere a me, ho tralasciato tantissime cose, solo nel camper richiederebbe più di una settimana, forse una settimana sì, sarebbe sufficiente di lavoro per documentare un po' tutto, però ahimè io devo lavorare e quindi non posso rimanere qua una settimana, già due giorni di ferie che mi sono preso per venire qua a fare un giro, fare due chiacchiere con gli espositori, con i miei colleghi youtuber, è stato già tanto. Grazie per aver visualizzato i miei video, un like e un commento mi aiuteranno sicuramente a far crescere il canale. Fra gli adesivi degli amici camperisti, ieri sera abbiamo raccattato anche l'adesivo degli amici di L'Arca di Noi Tre, e quindi andiamo ad aggiungerlo alla collezione amici, tac, con la Milka che avanza fuori. Va bene? Allora salutiamo i The Family che sta per portare Elisa al mare. No, no, non andiamo al mare perché giovedì dobbiamo ritornare qua, il mare è troppo distante. Ciao amici, ci vediamo alla prossima salone del camper, ciao!